grande processo, voi sapete a quale processo alludo, o meglio i grandi processi, perché fondamentalmente furono molti, anche se si possono suddividere in tre grossi tornate, i processi, quelli di Norimberga, si sono svolti, molti rinoceronti sono stati condannati, molti sono stati esaminati e forse nelle fila degli inquisiti sarà finito pure qualcuno come il nostro Dudard, come il nostro Jean, come il nostro filosofo, come la nostra Daisy. Questa corrispondenza fluisce in maniera molto poetica e con questo intendo quel sottile interrogare se stessi e l'altro nel timido approccio di lettere che superano uno spazio molto più importante di 5 anni, uno spazio che parla dell'impossibilità apparentemente verificata, almeno al momento, di poter dare un esito positivo alla propria storia d'amore. Un tempo di recupero? Un tempo supplementare? Non lo so. Ci troviamo in un momento del processo drammaterapico in cui questi personaggi sono stati estrapolati dalla loro storia e messi in un continuum temporale indefinito a scriversi, a dialogare, a vivere vicende che non sono state mai scritte da Ionesco. Abbiamo dato una vita ulteriore a questi personaggi virtuale attraverso la nostra elaborazione, attraverso ciò che di loro noi avevamo filtrato nelle nostre persone. Questo significa drammaterapia. Nello specifico, alla disumanizzazione del personaggio all'interno del testo ioneschiano, cioè del carattere ioneschiano, noi rispondiamo attraverso un processo drammaterapico, cosa? Dare umanità a personaggi che sono totalmente disumani. E perché faccio questa premessa? Perché vedete, interessarci di Daisy e Berenger, della loro corrispondenza impossibile d'amore, impossibile perché non è mai avvenuta di fatto, e ne abbiamo dato un prosieguo noi in questa virtuale corrispondenza epistolare, o impossibile perché non sarebbe comunque mai potuta avvenire ancorché non scritta dal personaggio? Lasciamo a sé questo dilemma. Significa doverli contestualizzare all'interno di un'opera, l'analisi dei due caratteri, dove niente è umano e niente può corrispondere al requisito con cui logicamente noi andiamo a interpretare un carattere, un personaggio, un ruolo. Scrivi una lettera alla sua Daisy. Naturalmente è una lettera, Gianni, e una lettera è lenta, esce dalla mente, e una lettera è scandita nel pensiero al ritmo di una penna. Il pensiero può andare più veloce, ma il tuo gesto guida il pensiero e lo porta a modularsi con una riflessione che è tipica del linguaggio scritto. Cara Daisy, sono ormai passati 5 anni da quando la storia dei rinoceronti ha così fortemente condizionato la nostra vita. Il processo è quasi concluso, un processo che ha lasciato sul campo forse più devastazione della rinocerontite. Il nostro rapporto forse non è andato avanti perché la vita non ce l'ha permesso, perché la forza del nostro amore non ha potuto vincere sulla malattia e il virus della rinocerontite. A Berenger cominciava a pesare la solitudine, ma non accettava per questo motivo di rientrare, di confluire nella massa dei rinoceronti. Voleva rimanere uomo, si era reso conto che non erano belli
e quando parlavano non erano belli quando barrivano, eccetera, eccetera. Distrutto tutto. Mi chiedo se sono stati loro a portarsi via il nostro amore. Me lo chiedo in continuazione. Forse il nostro non era amore, lo abbiamo soltanto sognato. È duro doverlo ammettere. Faccio fatica e soffro. Soffro pensando di non essere capace di provare amore. Fin troppo diventare rinoceronti in senso allegorico, è molto faticoso non volerlo essere, non basta imbracciare il pugnale, la carabina, il fucile come fa e sparare come l'ultimo dei Moicani o non so, o qualunque un altro western è papabile, è una cosa, ogni giorno avviene nel silenzio anche dei rapporti amorosi, cioè questo amore che è insieme bestiale ed ha la nostra donna e il nostro cuore nelle sue mani. Il dramma che ci ha colpito mi fa soffrire. Mi fa soffrire allo stesso modo del fatto di non aver provato abbastanza amore, di non aver avuto abbastanza forza da difendere la mia posizione. Non ci sono riuscito. Mi sento un fallito. La difesa troppo la tua posizione!